Organizzato da Anteas Servizi e da FITEL, ovviamente con il patrocinio e il contributo del Comune dell'Aquila, ci sarà la prima edizione in città della Vetrina degli Artisti, un concorso per cantatori e interpreti. Le selezioni si svolgeranno presso l'Auditorium del Parco il 30 giugno alle 20:30 con ingresso libero. A presentare la serata la Marina Sala Eloxa, mentre ci sarà anche Povia che si esibirà per il pubblico aquilano e sarà anche il presidente di giuria. Beh, questo è un evento che è stato... È importante averlo per noi qui all'Aquila, anche perché è di caratura nazionale. Hanno scelto l'Aquila per quello che è stato, insomma, il terremoto, e soprattutto perché ci hanno riconosciuto il fatto che noi come cittadini aquilani siamo stati bravi, nonostante il momento terribile che abbiamo subito, a rialzarci. E quindi questo per loro è stato di stimolo a portarlo qui all'Aquila. La prima tappa si farà qui all'Aquila, con l'obiettivo di portare anche le fasi finali, o le semifinali, o la finale di questo evento canoro qui all'Aquila. Sì, è il momento in cui la nostra associazione Anteas, dopo aver aiutato la popolazione con uno sportello psicologico e sociolegale dopo il terremoto, pensa di facilitare la ricostruzione anche psicologica delle anime attraverso la promozione dell'arte e della cultura. E quindi abbiamo insistito molto per sponsorizzare questa manifestazione qui all'Aquila, proprio iniziando da qui come valore simbolico di ripartenza e di rinascita per la città. Come si articolerà il concorso canoro? Il concorso canoro prevede una fase in cui ci saranno i diversi partecipanti che si esibiranno, e quindi ci sarà il momento della promozione dei talenti locali. Ci sarà un momento in cui si parlerà di bullismo, e quindi ci sarà un momento sociale importante e significativo, e ci sarà poi l'esibizione di Povia.